Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a Viareggio. Eccoci qua, siamo a Viareggio, una puntata in esterna come capita d'agosto, caldo, freddo, noi non ci interessa niente, noi usciamo dalle nostre abitazioni per andare a trovare l'amico Giacomo, che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che è parte ufficiale del canale e che quindi ci mette a disposizione gli orologini per sfrucogliare, come sempre facciamo. Naturalmente c'è l'amico Piero qua che oggi ci sorprende. Non sei tanto felice però, La maglietta qua mi sembra legittimamente fuori dal comune. Bellissima. Perché hai fatto questa cosa bruttissima? Perché in realtà ti amo e allora scrivo il contrario. E l'orologio? Non ce l'ho, l'ho dimenticato. Dovevo andare a fare altro e allora... Però è bella la maglietta. La maglietta è bella, dai. Io invece sto indossando il mio bellissimo orologio Calamai MC72, col suo cinturino NATO, diciamo, eccolo lì. C'è anche i rinforzi sui fori per l'ardiglione, questa è tanta roba. D'estate, leggero, così, bello, simpatico. A noi ci piace tanto, vero? Un giorno ne comprerò uno. Vai. Ci sarà la nostra amica al bar. Vogliamo prendere il caffè? C'è. Guardala lì. Buongiorno. 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 Era buonasera. Vabbè. Sento nudo senza orologio. Ti piace la mia maglietta? Io odio Davide Cecchini. È bella. È meravigliosa. Lui mi dà sempre, nei suoi video mi tratta sempre male, io mi vendico. Bellissimo. Chi padrone? Pago io. Chi padrone? Allo? Buongiorno. Eccoci qua all'interno della baracchetta degli orologi con l'amico Giacomo e l'amico Piero che è in panchina, in castigo, lo vedete lì, sì, triste. Triste perché senza... L'orologio. È il suo lavoro. E siamo qua, perché? Perché siamo qua? Boh, non lo so neanche io, però qualcosa ci faremo, Perché la puntata è dedicata agli orologi di estrazione militare, non militari, perché gli orologi militari non esistono quasi più, nel senso di quelli assegnati ai corpi, cioè è un po' una favoletta, no? Sì, ci sono le collaborazioni e tutto, ma il vero militare, se deve andare in guerra, utilizza il G-Shock, che cavolo ne so, un orologio di quelli. Sì, penso che oggi... C'abbiamo il G-Shock, non l'abbiamo, preso. No, però... Anche quello lì è militare. Sì, è vero. Penso che oggi sì, abbiamo bisogno di funzioni aggiuntive, luci notturne, sicché ovviamente anche il concetto dell'orologio meccanico viene un pochino meno, certo, forse come uso pratico. Oh, e quindi noi abbiamo scelto tutta una serie di orologi di estrazione militare o simili, che si avvicinano, anche, insomma, un po' di tolleranza ci vuole, per presentarvi in questa simpaticissima puntata dalla baracchetta. Ok. E quindi cosa sì, ci abbiamo? Allora, intanto dobbiamo dire che tutta l'orologeria meccanica che ovviamente per quanto mi riguarda vendiamo, ma per quanto poi vi riguarda acquistate, soprattutto nell'orologeria moderna, sono dei rievocativi delle loro funzioni storiche. E il motivo per cui ovviamente sono state create alcune funzionalità, alcune estetiche che oggi comunque sia vengono prese a modello per riproporre l'orologeria moderna. Sicché diciamo che la guerra e i reparti militari un pochino in tutte le loro funzioni sono state un incentivo alla produzione di orologi, ma soprattutto per necessità tecniche alla richiesta di alcune funzionalità particolari che oggi tra l'altro le ritroviamo su il
forse 100% dell'orologeria. Sì. E purtroppo i conflitti bellici a volte danno anche quelle spinte, perché hanno delle necessità tecniche, purtroppo anche all'evoluzione di alcune parti, tipo i mezzi, l'orologeria, gli aerei. E diciamo che sì, il progresso va avanti, purtroppo grazie a una guerra che ne faremo volentieri anche a me. E sì che però oggi a noi ci piace la parte, diciamo, storica, non la parte ovviamente guerrigliera della situazione, ci piacciono gli orologi, sicché è giusto fare un tuffo nel passato per ricollegarci a quella che è l'orologeria di oggi. Perché parlando di orologi militari, il primo, diciamo, vassoietto che mi sono preparato è quello di Hamilton. Perché? Perché Hamilton è un marchio, intanto, come sappiamo, giusto per fare qualche citazione storica, di origine americana. Certo. Ormai da tantissimi anni acquisito da un grosso gruppo svizzero, di conseguenza tutta la produzione di questi orologi è svizzera. Sono dei veri e propri Swiss made. E diciamo che Hamilton soprattutto divide le categorie addirittura in field watch, cioè orologi da campo, da terra, e aviation, cioè quelli dedicati all'aviazione. E a riguardo di questi ultimi, ad esempio, sono famosi i Pilot, per cui per i quali... Questo qua è l'Interstellar, giusto? È comparso anche in un film. Sì, questo qui era l'Interstellar. È il classico orologio da aviazione che con la configurazione... Bihur, cioè gli orologi Flieger della Seconda Guerra Mondiale, che avevano i numeri arabi 10, 15, 20, così come questo qua che è uscito ultimamente. Sì, questo è l'ultimo modello. È praticamente un'altra versione aviation del Pilot. Hamilton vuole sviluppo orologi sui tre campi ovviamente operativi per quanto riguarda i militari, che sono poi terra, acqua e cielo. E allora abbiamo i Pilot per quanto riguardano la versione aerea, e poi dopo abbiamo tutta la parte terrestre, ovviamente quelli che poi sono un pochino più commemorativi, perché ovviamente venivano dati in dotazione all'esercito americano inglese durante le guerre. E poi c'è anche una piccola parte di orologi che vengono detti Navy, sono i cachi Navy, che sono dedicati ovviamente alla parte marina. Ecco, diciamo. Eccolo qua, l'esempio del Navy è questo qua. Questo è il Frogman, si distingue ovviamente per questo copricorona, questo proteggicorona sul lato della cassa, è molto identificativo. Come sappiamo, tante marche nel corso degli anni hanno adottato questo sistema. Lo possiamo dire, forse la più rappresentativa era la Panerai, che aveva il copricorona, che aveva anche un'altra funzione, serviva anche per sigillare, ovviamente rendere ermetica la corona. Lo stesso fa questa qui, perché quando vai a stringere la vite della corona si porta dietro questa copertura in metallo, che poi dovrebbe essere un anti-shock per gli urti. Certo. Una corona così coperta è completamente immune dai colpi, e quando viene svitata si allontana dalla cassa, come vedete qua, si allontana, vedete che piano piano si allontana, perché è imperniata in questo punto qua, un 300 metri con coronavite, questa protezione qua sicuramente problemi non ne può avere. Poi anche il fondello chiuso, avvitato la cassa, il cinturino in silicone verde militare, questo qua è proprio di estrazione, cioè, perlomeno l'aspetto è quello militare, poi da lì ad essere utilizzato in battaglia, la vedo dura, però eccolo qua. Sì, poi hanno anche tutta, all'interno della linea Navy, hanno anche tutta la parte degli scuba, che non ho preso perché ad oggi forse sono un pochino meno rievocativi, hanno degli stilemi estetici un pochino più moderni, meno, diciamo, militareschi. Certo che il Frogman è un po' sottovalutato, è come l'orologio, perché la leggibilità, guardate qua, è perfetta. Tra l'altro questa è la versione grande, ne hanno già fatta un'altra più piccola, perché come voi sapete bene la tendenza ora è avere orologi con diametri cassa leggermente più contenuti, sicché dello stesso orologio che state vedendo ne esiste anche una versione ridotta. Sì, però questo tipo di orologio qua, secondo me la grandezza è,
ci sta. Sì, sì, allora diciamo che il Pilot in generale è uno degli orologi, ma anche come il Diver, dove la dimensione conta. E purtroppo poi subentrano le mode, subentrano le tendenze e si va ad agire sulle dimensioni anche su orologi che per storicità dovrebbero essere diversi. E poi abbiamo i classici Cacifid dedicati all'azione sul campo, abbiamo quello a carica manuale a sinistra e quello automatico che è un best buy questo qua, no? Sì, è sì. Uno di quelli più venduti. Ecco, quello a carica manuale, cioè, porta con sé proprio gli stilemi militareschi proprio al 100%, no. Cinturino in cordura. Se la vogliamo dire tutta, questo qui sarebbe proprio l'orologio di derivazione storica, quello che davano in dotazione l'esercito. Unico dettaglio, quello che avevano in dotazione era un pochino più piccolo, era un 35 mm, qui siamo già a un 38 mm, che è la misura, secondo me, ad oggi ideale per qualsiasi polso, però ecco, era proprio lui a carica manuale con la cassa tutta satinata. E vorrei ecco porre l'attenzione su un dettaglio. Oggi il Cacifield Auto, che è quello che hai nell'altra mano, che è l'orologio più venduto ancora oggi di Hamilton, riporta, per distinguersi ovviamente dal carica manuale, un piccolo bordino lucido sulla lunetta. Sì, sì. La lunetta fissa, lucida. Ecco, vorrei porre questo dettaglio perché durante i conflitti gli orologi militari assolutamente non dovevano avere parti luminose. Viene fatto oggi per una questione estetica, perché ovviamente sono degli everyday, dei tool watch, sicché insomma vogliono, sono orologi che vanno portati tutti i giorni, però ecco, durante le guerre avere parti lucide che potevano far riflesso con la luce del sole o nella notte potevano sbrilluccicare e attirare il nemico, anche no. Sì, che ecco, sono tutti dettagli, venivano richieste delle particolarità estetiche che sì, poi... Ma anche nei mezzi militari veniva utilizzata la vernice a bassa visibilità, opaca, non riflettente, del colore grigio per se erano gli aerei per il cielo. Insomma, come questo qua, che è sabbiato più che satinato, è proprio sabbiato, assorbe completamente la luce, non lascia riflessi, cinturino in cordura, anse forate, per, come usava un tempo, per togliere il cinturino, e corona ben prominente in modo da caricarlo manualmente come si deve fare. Sì, addirittura in alcune versioni c'era l'ansa rigida. Il cinturino ovviamente ci andava cucito sopra, o aveva delle alette che poi andavano a bloccare il cinturino ripiegato, o ancora meglio, come tanti militari avevano il classico cinturino NATO passante. Perché il cinturino passante? Oggi è un vezzo estetico anche quello, una volta era una funzione necessaria perché in tanti orologi l'ansa era fissa, e l'ansa fissa non era male, perché poi comunque sia era segno anche di resistenza l'ansa, certo, fissa, invece di avere una parte esterna applicata con una molla che poi si può rompere e piegare, avevano un pernio d'acciaio saldato da una parte all'altra, sicché indistruttibile. Ma erano proprio le specifiche richieste del Ministero della Difesa, sì, o della Guerra, ad esempio come il Type A11, no? Dovevano avere determinate caratteristiche e poi venivano emanate alle case, e c'erano 12 case, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, la sporca dozzina, che facevano lo stesso orologio, uguale identico, marchiato Omega, marchiato Hamilton, marchiato Bulova, capito? Erano proprio strumenti, quindi chi me lo fa, a me non mi interessa, siamo in guerra, figurati se mi interessa se c'è scritto Bulova o Hamilton sopra, via, farli. E a proposito di orologi ancora da battaglia, c'è da dire che il Pilot Pioneer Chrono qua riprende un cronografo vintage, ed è realizzato con la cassa asimmetrica, con la corona affogata, proprio per non dare fastidio al polso e per ripararlo dagli urti. Mentre questo qua è proprio il classico orologio che riprende gli stilemi dell'aviazione ed è a carica manuale. Tra l'altro quella cassa lì è stata presa da un orologio di catalogo vintage e riproposta, non è che è stata fatta oggi per uno studio particolare, era una cassa che era in produzione nel passato. Stiamo parlando anche di un orologio a carica manuale, come vedete, sì, un bel Pilot di quelli di una volta.
Sì, diciamo che le meccaniche di una volta erano queste, le carica manuali, 99 su 100 erano meccaniche soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale che derivavano da sveglie o da orologi da tasca e ovviamente applicati all'orologeria da polso, legati in malo modo sul braccio con un cinturino di recupero e questo era. Ecco, la particolarità di questo è che è in bronzo, che una volta il bronzo non si utilizzava. Sì. Casse in bronzo durante le guerre non venivano utilizzate. Una... Poi dimensioni molto grandi per una fascia di leggibilità, anche perché soprattutto quando parliamo degli orologi d'aviatore, durante le guerre ovviamente anche gli aerei non erano tecnicamente a livello di quelli di oggi, sicché molte vibrazioni, dovevi tenere una cloche che aveva ovviamente una difficoltà di manovra molto, molto complessa, portare un mezzo era per controllarlo molto pesante, sicché dovevi leggere delle indicazioni sull'orologio in condizioni molto particolari, sicché orologio che o veniva messo sulla giacca d'aviatore, sicché considerate una giacca d'aviatore per tenere caldo perché non c'era la pressurizzazione in quegli aerei lì, sicché in quota c'era freddo, sicché giacche da aviatore molto grandi l'orologio doveva stare sopra, o addirittura per avere una leggibilità ancora più immediata a coscia. Ah già. Sì, perché ovviamente negli aerei non si usava, c'era una pedaliera, ma le gambe rimanevano molto ferme all'interno della cabina di pilotaggio, sicché piuttosto che tenerlo sul polso che era in continuo movimento, si preferiva una coscia con un bel cinturone di cuoio legato sulla tuta e per leggere l'ora e le indicazioni di cui si aveva bisogno. E sempre poi nella scatola degli amici Hamilton saltano fuori due Laco, e Laco è veramente una di quelle cinque case che era deputata a rifornire la Luftwaffe durante la Seconda Guerra Mondiale con gli orologi da osservazione. Cosa sono gli orologi da osservazione? Non li utilizzavano i piloti. A bordo dei bombardieri c'era un membro dell'equipaggio che era deputato a calcolare il momento di sganciare le bombe. Era l'osservatore. Quindi aveva bisogno di avere un orologio sincronizzato con gli altri operatori che erano sugli altri aerei, e sapevano che a un dato momento dovevano sganciare la bomba, le bombe, dovevano sganciare il carico. E questi furono gli orologi, i Flieger, che a quel tempo erano di 50 mm, 60 mm, erano ovviamente dei padelloni perché dovevano essere ben visibili, erano apposti sulla giacca dell'osservatore, e questi due qua sono due esempi della versione B, perché c'è la versione A che è leggermente differente, la versione B è quella con questi numeri doppi. Ora qua la particolarità è che abbiamo due Laco, che è una di quelle case lì storiche, nella quale quello a sinistra è veramente, diciamo, una emula alla perfezione, al 100%, lo schema degli orologi che furono. Mentre questo qua sulla destra è una versione leggermente modernizzata, perché i piccoli secondi non ce li avevano, erano tutti con i secondi centrali. Tra l'altro non avevano neppure il fondello trasparente come in questo caso. Mentre nel caso dell'orologio di sinistra abbiamo il fondello chiuso, bello, con le specifiche quasi militari, in stile militare, anche se sono dell'orologio stesso. Particolarità è che sono tutti a carica manuale e hanno questa stupenda corona a cipolla gigantesca che ti consente di caricare l'orologio con un dito sotto, così. E queste qua sono le due versioni dell'Acco, che sono quelle più costose, perché l'Acco c'è una gamma di offerta. Sì, ovviamente si parte dalle modellerie basiche, che tra l'altro ce n'è qualcuna anche esteticamente molto simile, sì, a questo, però ovviamente che incassano un basico Miota e di conseguenza riescono a uscire con un prezzo, mi sembra, intorno ai 400 euro di listino, sicché è un prezzo decisamente interessante. Poi sappiamo tutti che comunque sia i Miota sono meccaniche molto affidabili, e fino ad arrivare ovviamente alla produzione un pochino più costosa, dove, e qui ci viene un pochino di mal di testa, loro incassano diverse tipologie di meccaniche, dal sellita all'eta, dal... No, più che altro vari gradi di finiture. Vari gradi di finiture che tra l'altro si possono scegliere in fase di acquisto. Ovviamente non è che abbiamo qui in negozio tutte le varie finiture, noi ci interfacciamo con Casa Madre in quanto concessionari ufficiali e vi facciamo arrivare l'orologio con le specifiche che avete richiesto. Sicché fondelli a vista, finiture upgrade,
upgrade, upgrade, upgrade, tutto quel che volete voi. È veramente una costruzione, va da sé che se trovate un orologio già pronto con le caratteristiche che si avvicinano al vostro gusto e fate prima, perché sennò dovete aspettare, si aspetta anche un po', no? Se lo vuole. Ma no, allora loro sono molto veloci, purtroppo, come succede per tutte le marche, avendo dei cataloghi molto complessi da gestire, ci sono dei cicli di produzione. Se avete la sfortuna di cascare nel ciclo no, e dovete aspettare, purtroppo non è possibile per noi avere tutte le modellerie disponibili in negozio, tanto è vero che non è possibile neanche per casa madre avere sempre il prodotto a disposizione. Vabbè, comunque l'acqua è una di quelle case da tenere in considerazione, perché è veramente una di quelle storiche, sì. Quindi è da prendere in considerazione. Allora, abbiamo fatto Hamilton, marchio storico che sugli orologi militari ha detto tanto nel passato e continua a dire tanto oggi, e facciamo un cambio proprio di brand e passiamo a Longines. Ai suoi cugini. Sì, ai suoi cugini, un pochino ovviamente più preziosi. Ora vedo dei cipolloni qua giganteschi. Sì, sì, allora qui ho preso un po'... Io questi non l'ho mai visti. Sì, ho preso una rappresentazione di un tot di orologi. Queste sono delle collezioni che non esistono più in commercio. Non esistono più. Questa faceva parte della serie Lindbergh, che erano proprio gli orologi storici d'aviatore. Questa era una versione un pochino più modernizzata, un pochino più, diciamo, commerciale, però come vedete, con questo quadrante simil porcellana, molto bianco, ben visibile, erano gli orologi proprio l'origine dell'orologeria. Vuole rappresentare un po' quella che era l'origine dell'orologeria, ovvero questi orologioni che erano presi dagli orologi da tasca trasformati in orologi da polso. Come questo, d'altronde. Sì, questo fa parte ovviamente di una linea che non esiste più, però l'ho preso, è un orologio che ho ancora in negozio, l'ho comprato anch'io come fine produzione, sicché lo offro anche a un prezzo da fine produzione, sapete che ogni tanto noi lo facciamo. Questo invece è un heritage proprio military. Ecco, questo è un military, sicché deriva dagli orologi usati durante il periodo militare. Lo vediamo anche dalla configurazione del quadrante, dove emerge sempre la caratteristica primaria, che è quella di una numerazione ben visibile, un quadrante molto semplice, dove si dà ovviamente importanza solo alle sfere e a quello che è il riferimento orario, cioè la numerazione. Rigorosamente il fondello chiuso, perché in quegli anni non esistevano le bellugie, soprattutto su orologi che dovevano andare al polso di militari, non esistevano le bellugie, il quadrante a vista, le finiture. Limited edition. Sì, questo qui era un limited edition, un prodotto molto bello, purtroppo anche questo non è più in catalogo. Quindi se su 1938 pezzi, penso, perché presumo che sia una riedizione di un orologio del 1938. Sì, sì, sicuramente, sicché come vedete proprio inizio Seconda Guerra Mondiale. Sai chi è che ha fatto il 1938? Anche Tissot ha fatto il 1938. Sì, gli assomiglia anche questo? Sì, poi avevamo anche il Tartarugone di Eterna, che abbiamo venduto anche quello lì in promo, che chi l'ha comprato secondo me ha fatto un affare unico quell'orologio lì. Chi ha avuto il guizzo in quel momento lì sul mio sito di comprare quell'orologio, secondo me oggi ha inserito nella propria collezione un orologio fantastico. Questo qua che diametro ha non si sa, perché mi sembra che è abbastanza ben portato, sì, non è grandissimo rispetto a questo, mamma mia. No, perché ora hai visto quello lì che secondo me arriva a 47. Addirittura? Sì. È proprio, questo qua vuole proprio essere una replica degli orologi da tasca. Sì, trasformati sì, in orologio sì, da polso. Proprio linea Lindbergh, che erano proprio quelli che andavano al polso degli aviatori, sicché sul giacchettone. E questo secondo me è un pochino più piccolo, secondo me si sta parlando di un 44 mm. Bello questo, guarda sì, qua. Sì, è un bello orologio, veramente bello. Bello questo Longinone qua, non l'ho mai visto questi qua. Dei modelli storici, poi arriviamo a quella che è un po' la collezione attuale. Lì abbiamo una piccola selezione Spirit e Spirit Zulu, che sono gli orologi più venduti in questo momento di Longines. Sono più venduti anche del Legendiver? Ah, ti ho messo in difficoltà. Allora, diciamo che il Legendiver è una collezione un pochino più piccola rispetto a Spirit e Spirit Zulu. Okay.
e se di conseguenza c'è meno scelta. E laggiù, se sommiamo, io faccio sempre una vendita non a singolo pezzo ma a famiglia, perché poi c'è chi lo vuole blu, c'è chi lo vuole nero, c'è chi lo vuole a 37, da 40, sono tutte le varianti. Sicché come famiglia la Spirit è più venduta perché offre una miriade di soluzioni più vaste. Oddio, questi qua come stile militare è un po' forzata la cosa, perché sono Pilot, no? Sì, però diciamo che sono i figli, se non i nipoti, dell'orologio militare, nel senso che sono veramente moderni. Infatti l'obiettivo della puntata di oggi era anche far vedere l'evoluzione che ha avuto un orologio. Ovviamente partiamo da uno stilema che, come abbiamo detto prima, aveva una funzione vera e propria, e poi piano piano modificando arriviamo ai tempi d'oggi e abbiamo un orologio che come concetto parte dall'origine primaria e poi si trasforma in un orologio che però deve essere un orologio che deve avere diverse funzioni, cioè può stare su un abbigliamento elegante, perché poi comunque sì, oggi sono orologi non da pochi spiccioli, può stare su un abbigliamento casual, può stare su un abbigliamento sportivo, sicché ecco, oggi un Longines è quel marchio che può fare, diciamo, da orologio da tutti i giorni, il famoso everyday. Sì, no? Lo si evince anche dai colori, perché voglio dire, il blu soleil e il verde una volta non esistevano assolutamente come orologio militare. Lo spirito nero invece magari già più si avvicina anche come colori. E devo dire che io ce l'ho blu, no? E questo qua nero mi piace anche tanto. Sare. Sì, tra l'altro questa dovrebbe essere una versione titanio. È titanio questo? Sì. Pensate che sì, che è molto leggero, è l'unico che si distingue per questo nero con gli indici dorati. E senza data. Sì, senza data. Bello questo qua. Sì, non è leggerissimo, ragazzi. Si indossa bene questo qua. Che anche la finitura dorata dà quell'aspetto un pochino più vintage, un pochino più caldo all'orologio. Sì. E poi come ultimo pezzo vedo lì il long, questo qua mi è sempre piaciuto, anche questo qua è in titanio, guardate, blu in titanio, vero? Sì. Sì. E il Longines Big Eye, guardate che spettacolo che è. Allora, questa qui è una colorazione blu che identifica la cassa in titanio anche in questo caso. Sapete che poi c'è l'altra variante di colore, che forse è quella più originale, che è nero con cassa acciaio. Orologio molto bello, anche questo di derivazione ovviamente aviazione. Navigation Big Eye. E ce n'è una collezione infinita, vi invito ad andare a vedere il catalogo, ovviamente farli vedere tutti diventa impossibile, ma c'erano tanti prodotti che per una questione di ciclo di assortimento non ho in questo momento in negozio, anche su marchi molto più blasonati. E ovviamente siamo in agosto, le consegne sono più complicate perché sono un po' tutti chiusi per ferie, poi anche noi ovviamente cavalchiamo l'onda del prodotto in comunicazione, sicché magari un prodotto che ha già fatto il suo ciclo di comunicazione non lo riassortiamo perché preferiamo dare priorità a quello che in questo momento è in fase di lancio, in fase di fase pubblicitaria, però ecco, sono degli orologi che vale la pena avere nelle vetrine, ma soprattutto anche per i collezionisti, nelle proprie collezioni, e ovviamente appena il ciclo delle novità sarà finito andremo a riassortire anche quei prodotti. Bello, il Big Eye mi è sempre piaciuto, ho fatto anche la video recensione, quindi trovate tutte le simpatiche specifiche lì, mi sembra che abbia anche il calibro con la ruota a colonne, mi sembra, se non mi sbaglio. Allora, proprio per, visto che abbiamo visto degli orologi da aviazione, farei una carrellata su diverse marche che ovviamente producono un prodotto con degli stili derivati da quel tipo lì di prodotto. Allora, intanto partirei da questo qui perché è unico, è un prodotto che non esiste più. Non esiste proprio più come cassa, è stata eliminata. Questo qui, tra l'altro, è la cassa, è la tipica cassa Pilot, si riconosce perché grandi dimensioni, corona a cipollone, cioè i primi orologi erano quelli lì, considerate che gli orologi andavano caricati con i guanti, tra l'altro con dei guanti d'aviatore molto molto grandi, ingombranti, sicché avevano queste corone sovradimensionate, tutte
diciamo, seghettate, perché dovevano avere un bel grip sul guanto. Questo qui, come diceva, è una tiratura limitata, mi è rimasto ovviamente da in negozio. È un orologio che nella configurazione standard, cioè acciaio, quadrante nero, ce l'ho anch'io a casa, è mio personale, mi piace tra l'altro tantissimo, quell'ora ogni mese riesco anche a portarlo. E purtroppo è stata sviluppata questa cassa in diverse misure, in tantissime colorazioni, poi per una questione di mercato la Zenith ha deciso di toglierlo di produzione. Come tutti sapete, il Pilot che fanno oggi è un Pilot totalmente rimodernizzato, molto più piccolo di dimensioni, lo abbiamo avuto in negozio, l'abbiamo venduto. È un orologio che è molto bello, si porta bene, è in linea con quelle che sono le mode di oggi, ma penso non più tanto in linea con quello che potevano essere i Pilot intesi come l'orologio. Che mi piace anche, è particolare, cioè c'è un doppio quadrante, è di vetro. Sì, c'è un doppio quadrante. Allora, questo quadrante, se guardate, che riporta tutti questi disegni all'interno con tutte queste piccole scritte, è stato fatto perché riprende i disegni di progettazione dell'aereo a cui è dedicato. Allora, l'orologio non riprende l'aereo in sé per sé, ma i disegni di progettazione. Se guardate, ci sono delle linee molto geometriche, quote, molto tecniche, le quote, sì. Le quote, e ovviamente era in edizione per questo concetto, perché poi spesso i progetti, gli orologi esprimono anche dei concetti, non solo quello che vogliono far vedere. Va bene. Poi, sempre per andare avanti ovviamente con quelli che sono orologi con stilemi. Sì, ma è in guerra con l'orologio d'oro. No, ma infatti, allora, questo qui lo faccio vedere, ovviamente vi faccio vedere gli orologi che sono presenti nel mio negozio di derivazione aviazione. Loro lo chiamano 58. Esisteva ovviamente anche la versione acciaio, erano tutte tirature limitate che sono andate. Tra l'altro, una versione acciaio l'avevo anche usata, l'abbiamo venduta sia nuova che usata. E questo, quello che mi è rimasto a me, è una versione in oro, però ad oggi, a parte, diciamo, i Navi Timer, che sono degli orologi di derivazione aviazione, ma poco militari, più per la navigazione. Sì, più per la navigazione, poco militari. Questo invece ha più quell'aspetto militaresco, col numero ben identificato. È per quello che ho scelto questo orologio all'interno della famiglia. Sì, anche con i minuti, il contatore dei minuti che va da 3, 6, 9, 12, che sono i tempi quelli per fare la partenza dell'aereo, dello scrambler. Sì, ho fatto una selezione di questo orologio, che è un prodotto che in catalogo non esiste più perché era una tiratura limitata e è stato diciamo eliminato. Oggi è stato rifatto in collezione standard con dettagli un pochino diversi. E poi ho preso un altro orologio. Che non esiste più in collezione neanche questo, perché era un Avenger. Esistevano due versioni, una verde militare, che tra l'altro l'abbiamo venduta usata, non so se ti ricordi, sì, sì, sì. E si chiamava proprio Military, e questo qui invece che si chiama Night Mission. Sì, questo qua è proprio un orologio di stile militare, ma contemporaneo, cioè sì. Sarebbe un orologio che potrebbe indossare un reparto speciale al giorno d'oggi, no? Sì. Sì, infatti questo qui si chiama Night Mission perché ha una cassa in DLC tutta nera, e anzi scusa, questo qui forse è un titanio scuro, perché esisteva anche in una versione precedente in DLC, ma era un pochino più pesante. E orologio tra l'altro molto bello, cronografo automatico, sì, che è un prodotto veramente interessante. Qui abbiamo Piero che reclama un orologio. Io, visto l'abbigliamento, ti darei questo. Guarda, secondo me ci sta veramente bene sul tuo. Bravo, che bello sottile. Ma posso metterlo? Puoi metterlo. Oh, finalmente anche Piero ha trovato il suo orologio. Poi, ovviamente, all'interno di tante marche troviamo il prodotto con stilemi aviazione.
Qui ho preso un cervo volante di Oris. Cervo volante perché vola. Cos'è il cervo volante, Pier? Il cervo che vola. Bravo. Cervo volante, ovviamente ho preso questo perché è un orologio molto venduto, però tutta la collezione Big Crown è dedicata agli orologi di stilemi aviazione, sicché quadranti molto semplici con numerazione ben visibile, tutti ovviamente ben riconoscibili per quanto riguarda il marchio Oris da questa lunetta ziglinata che si trova. Sì, di questo orologio qua ce n'è in svariati colori, svariate misure, con cinturini di tutti i tipi, veramente Big Crown sarebbe più adatto se fosse manuale, no? Invece qua siamo di fronte a un orologio a carica automatica per venire incontro, insomma, alle esigenze dell'uomo moderno, come diceva Cynar, no? Esiste il suo compagno con il calibro di manifattura, il calibro 400, se non mi sbaglio è 403. Che ha carica manuale, è vero. Tanto alla solita colorazione all'incirca. Poi Armani Colette ovviamente ha i suoi Pilot, ovviamente rimodernizzati, resi molto vivi da questi quadranti, tra l'altro se sembrano anche un po' glitterati, è una finitura che riescono a dare loro. Questa loro finitura quadranti. Qua in guerra ti vedono subito, ti ammazzano. No, sì, quelli sei, anzi potresti essere usato come diversivo, ti mandano, ti sparano, intanto facciamo. Sì, questi qua sono orologi di estrazione aeronautica, diciamo, Pilot, però con una veste grafica moderna che esula completamente dal voler essere un orologio da battaglia. Sì. No, è veramente, allora, diciamo che c'è poco a che fare qui col mondo militare, ma come abbiamo detto prima, sono le derivazioni poi che portano anche a un'evoluzione dell'orologeria, no? Non possiamo stare fermi con le solite cose, dobbiamo rinnovarci, rinnovare le colorazioni, rinnovare anche le tecniche di costruzione, perché come vedete qui c'è un numero applicato, diventa quasi un quadrante in tre dimensioni, sì, che ecco, diciamo che c'è un'evoluzione anche tecnica proprio nella realizzazione, nei materiali. Purtroppo anche i materiali di prima erano materiali come durevolezza un pochino più scarsi, sicché sugli orologi che recuperiamo dal passato tanti quadranti sciupati, impermeabilità parziali, sicché poteva entrare umidità con la consecutiva deterioramento del quadrante, della meccanica, cioè, ecco, tutta una serie di cose che l'orologeria ovviamente ha modificato regalandoci no, perché ce le vende, sicché vendendoci orologi molto più resistenti, molto più duraturi nel tempo. Infatti anche questo cronografo qua è 10 atmosfere, che figuriamoci un po' come siamo messi a livello di impermeabilità, ottimo. Eccoci qui. E poi andando avanti, Yamaha Flygraph. Come potete vedere, ora ci sono diverse colorazioni, ho preso proprio un quadrante verde per rimanere in tema militare, è un orologio di stile aviazione, molto semplice, automatico, pulito. È dedicato all'aeronautica francese, Armée de l'air. Sì, Yamaha è tutto dedicato o alla marina francese o all'aviazione francese, ovviamente è un marchio francese, sicché non poteva essere diverso. Simpatico questo qua, è un Pilot, come fosse lo Spirit, però in versione diciamo un pochino più semplice, dai, non c'ha le stesse finiture del Longines, però costerà anche meno, vero questo? Sì. Non si sa. Sì, no, un orologio mi sembra che costi sui 900 euro. Simpatico, verde militare però per l'aviazione, strano, sembrerebbe più un orologio. No, ma c'è tutta esercito. Una serie, c'è anche il blu, forse il blu era più attinente all'aviazione che il verde. Poi, sempre per rimanere in tema aviazione, ovviamente lo prendiamo come un derivato, è un marchio recente, tra l'altro di un nostro amico, che prende spunto dal mondo dell'aviazione e di conseguenza è un ripescaggio, diciamo, della storicità degli orologi che hanno solcato i cieli nel passato, e ovviamente non potevamo citare Calamai. Orologi Calamai sono tutti dedicati all'aviazione, anche perché una volta gli abbiamo chiesto se avesse intenzione di fare diver, lui ha detto no, perché la mia mission è quella di fare orologi dedicati
all'aviazione esclusivamente. Qui abbiamo il cronografo. Forse diciamo un po' di razzato con la novità che uscirà del GMT. Che nasce dalla Guardia di Finanza, che è un pochino meno aviazione. Però nasce dal reparto aviazione, cioè è fatto con i pezzi dell'elicottero. Sempre rimaniamo in tema. Questo qua è il Mark IV, giusto? Sì, Mark IV è l'ultimo che hanno fatto. Modello solo tempo fatto dal buon Calamai, eccolo qua, con le casse. Questo qua è la cassa, mi sembra che le palle della turbina del Tornado. Siamo passati dall'F-104 al Tornado. E poi c'è il cronografo G50 che è simpaticamente, eccolo qua, anche questo con i minuti cronografici che vanno di 5 in 5 proprio per dettare i tempi di scrambler, di partenza dell'aereo su allarme. E poi c'è naturalmente anche il mio. Il mio è l'MC72, che io ci ho messo proprio questo cinturino bellissimo, color verde militare. Anche questo qua è d'aviazione, perché con la ghiera interna girevole ci si prendono i tempi di navigazione quando si è in aria, passando da un punto all'altro ogni tot minuti, si azzera, si muove la ghiera e si inizia a calcolare di nuovo. Buon Calamai qua, poi lui ci delizia anche con questi tocchi di quasi artigianalità, con queste ghiere, con queste corone zigrinate che proprio danno l'idea di artigianalità. E anche questo, la bag interna per calcolare i tempi, non dimenticatevi che non è un semplice cronografo, c'è anche questa funzione aggiuntiva. Bravo Calamai. E solo tempo è un classico che può anche essere tranquillamente indossato come everyday watch, come orologio da tutti i giorni, quello qua, semplice, bello. Sì, anche qui vediamo come il passato sta continuando a influenzare ovviamente un po' gli stilemi dell'orologeria moderna. Ovviamente i reparti militari, che hanno avuto una funzione importante nel mondo dell'orologeria, ancora oggi hanno segnato tutto un segmento della produzione dell'orologeria che continua a mantenere quei connotati, un pochino come l'orologio che in questo momento forse è quello che lo fa un pochino da padrone, l'orologio diver, no? Sicché tutto quello che è stato la necessità di avere un orologio per le immersioni, tra l'altro rispetto agli orologi da militari, con meno anche storicità, perché gli orologi diver nascono negli anni 60 per una necessità di fare delle immersioni, avere un orologio resistente che però non necessariamente servisse per portarlo tutti i giorni, è proprio un prodotto tecnico. Gli orologi militari invece hanno una storia molto più vecchia, perché partono ovviamente dalle guerre, addirittura anteguerra, sicché si parla proprio dei primi del 1900. Va bene. Poi qui abbiamo un fantastico Doxa. Doxa Army. Bravo, perché il Doxa, che è un marchio solitamente specializzato negli orologi diver, però aveva una collaborazione con l'esercito svizzero e aveva l'orologio, il suo military, con questa quadrante molto particolare, un po', se vogliamo, camouflage, no? Se vogliamo definirlo così, avevano realizzato questa particolarità di quadrante. Questa ovviamente è una reedizione di quello che era l'orologio dedicato all'esercito svizzero, sicché, come vedete, non solo guerre, ma anche collaborazioni con enti militari negli anni ne sono state fatte tante, ci sono oggi, abbiamo tutte le riedizioni e via dicendo. Comunque sì, anche ultimamente sono state fatte tante collaborazioni. Ovviamente non siamo più, come diceva prima, forse il militare vero e proprio usa orologi più tecnici, però vengono fatte delle collaborazioni con altri tipi di corpi. Vediamo Calamai, che ha fatto la Guardia di Finanza, abbiamo Ubot, che dopo tra l'altro faremo vedere, che ha fatto una bellissima collaborazione con la Polizia di Stato, c'è stata anche una bellissima festa a Roma, ha fatto tutta una serie di orologi in collaborazione con la Polizia di Stato, sicché ecco, ci sono tante produzioni. So che anche i Colmoskin a Livorno hanno fatto tante collaborazioni negli anni con diversi brand, mi viene da citare Oris, Ubot e via dicendo, sicché ecco, come vedete c'è ancora questa grande collaborazione anche a livello proprio rievocativo di tradizione tra i marchi di orologi e i corpi stessi. Sì, c'è da dire che al giorno d'oggi queste collaborazioni sono un po' più dettate sia dal marketing che dal voler riportare a galla, no, la tradizione, come dicevi te.
però non c'è più l'assegnazione perché quel reparto ha bisogno di un orologio per andare in Afghanistan, capito? Sì, non esiste sì, più no, questa no. cosa qua. E va anche detto che non è che è così semplice fare la collaborazione con un corpo militare, eh? Cioè c'è tutta una serie sì. di step da fare, di fasi da passare, per poi giungere a fare, come fa Calamai, un orologio per la Guardia di Finanza o per l'aeronautica militare. Insomma, sì. non è che lo fa chiunque. No, anche perché dietro poi dopo ci sono anche, oggi c'è, è subentrata anche tutta la parte del marketing, cioè di immagini anche del corpo stesso, certo. che vanno tutelate, che hanno un costo, sicché come potete vedere anche le stesse, fa parte ovviamente di un gruppo militare, ma è la parte ovviamente più folcloristica, le frecce tricolore, che non è altro che una squadriglia che fa ovviamente manifestazioni acrobatiche, però dentro ha dei piloti ovviamente certo. militari, e però ovviamente c'è tutta una parte di marketing. Chi vuole collaborare con loro ovviamente deve fare un contratto, deve essere passato al vaglio, devono capire che tipo di prodotto si vuole fare, sicché è abbastanza complesso tutto il ragionamento. E qui ho preso un Villerbetta. Quello blu hai preso però, cioè, perché c'è quello verde che è proprio veramente... No, allora, c'è quello dell'esercito proprio, sì. che l'ho avuto in vetrina, salutiamo l'amico a casa che se l'è comprato 2 giorni fa, sicché io l'avevo preparato per la giornata di oggi, però bravo, l'hai comprato perché è un bellissimo orologio, neanche tu avessi saputo della puntata, sicché non lo possiamo far vedere. E ovviamente quello ha scatolina con la stellina gialla sopra con scritto esercito, tra l'altro c'è anche proprio il logo dell'esercito, perché hanno sì, chiesto sì. poi dopo anche quella di una collaborazione. È una collaborazione, è una tiratura, esiste braccialato e col cinturino invece NATO. Però sulla scia di quello, cioè cassa totalmente satinata, l'altro ovviamente riporta un quadrante, quel verde ovviamente oliva tipico dell'esercito. Deriva tutta questa nuova collezione con cassa satinata e quadrante colorato. Ci sono tanti colori, ovviamente sono colori un pochino più sgargianti perché hanno voluto modernizzare il concetto dell'orologio militare. Questo è il Dynawind come quello che ho io, però con una configurazione differente. Quello che sorprende sempre è lo spessore sì. dell'orologio, che è veramente... è tutto sabbiato così, con la lunetta sabbiata, le anse, guardate qua, sagomate e sabbiate, sicuramente si addice ad essere sì, utilizzato. Coroncina zigrinata sovradimensionata, sicché ecco, ha un pochino le caratteristiche dei classici orologi militari, però abbiamo fatto un salto nella modernità, l'abbiamo già fatto vedere anche nella puntata estiva, questo qui, perché è un orologio con colori molto sgargianti, però come potete vedere poi alcuni concetti vengono trasportati e rimodernizzati con concetto nuovo. Belle anche le sfere sabbiate, sabbiate opache, bello bello questo qua, sì. ci piace. Ecco, sì. magari la finestra data lì, piccolina, vabbè. Ok, siamo un po' giunti alle Marzo. Ultime cose. Sì, allora, come sapete, U-Boat, abbiamo fatto la puntata in casa madre con l'amico Italo che salutiamo. Ciao Italo. È un marchio che già per nome gliel'abbiamo anche chiesto, U-Boat, ovviamente ci fa subito venire in mente i sommergibili tedeschi. Non è stato messo il nome perché fa un riferimento preciso a un ambiente militare, ma più che altro nel concetto che ci ha spiegato Italo, per lui un sommergibile è una macchina molto complessa, molto affidabile, e era un po' il concetto che voleva esprimere nei suoi orologi. Oggi, con la Dark Moon, che è l'orologio, ricordiamo che all'interno ha questo liquido, abbiamo tutta una collezione con una particolarità, con un vezzo estetico che è questo che è quello di questa bolla che va a identificare il prodotto. Però in una delle ultime collezioni uscita qualche mese fa c'era una collezione con cassa camouflage. Se vuoi far vedere la finitura della cassa, eccola lì, sembra tutta una cassa mimetica. È una colorazione che viene data ovviamente su dei fondi di colorazione satinata tipica militare. Non ha niente a che fare questo qui con un orologio militare tipico, però come vedete alcune estetiche, alcune colorazioni vengono poi adattate a orologi molto moderni come ovviamente parte estetica.
Sì, va detto che questo qua è il classico Dark Moon con il movimento al quarzo, no? Con la batteria. Da 50 metri di impermeabilità non sono nemmeno pochi per avere la batteria messa qua così a Sì. vista. Ma la cassa è in acciaio. La cassa è in acciaio, sì. Perché Poi no, è viene veramente trattata. ruvida, eh? Sì, viene trattata con questa finitura opaca che dà anche questa questo effetto al tatto un po' ruvido. C'è anche la corona vita. Va bene, è un simpatico orologio che riprende gli stilemi, i colori militari più che gli stilemi, Sì. cioè. No, lo stilema è quello di un orologio forse moderno, perché un Sì. po' è quello che ha pensato Italo di fare un orologio molto particolare e che si distinguesse un pochino da tutto il resto del mondo dell'orologeria. Come ci ha detto l'altra volta, io guardo quello che fanno gli altri per fare orologi totalmente diversi. E Certo, qui devo dire la verità, ci è riuscito. Però ecco, giusto per rievocare la parte militaresca del tema, mi piaceva far vedere questa cassa camouflage. poi ragazzi ce ne sono anche altri di marchi che offrono orologi di estrazione militare, tipo Zin, tipo. No, diciamo che all'interno di tutte le collezioni si trova un piccolo ramo dove ci sono ovviamente dei riferimenti all'orologeria militare. Poi, come si è detto prima, possono essere fatti e ripresi pari pari dal suo orologio storico o semplicemente vengono presi degli stilemi riadattati, modernizzati. Però ecco, quello che conta è che l'orologeria militare ha influenzato molto il mondo dell'orologeria di oggi, e sicché ci sono particolarità che ritroviamo un po' su tutti gli orologi presi da questo concetto Poi ci dell'orologio. sarebbero anche quelli che sono stati utilizzati magari in certi ambiti militari, ma che non c'entrano niente, che non hanno nessun aspetto, come il 6,62 MAS che veniva Sì. utilizzato in Vietnam, per esempio, che non ha niente di militare, però veniva utilizzato lì, quindi diventa famoso perché è utilizzato in quella data battaglia o perché era al posto di quel dato personaggio in una guerra Capitan particolare. Biller, Capitan Biller. Sì. Quindi sono svariati. Noi vi abbiamo dato semplicemente una piccola finestra sul mondo degli orologi di derivazione militare o simili, e spero che vi sia piaciuta la puntata, i video, no? L'amico Piero vestito così da. Detto Viva gli orologi, abbasso vestito così funziona proprio. la guerra. Vabbè, però è per stare Ok, a tema. abbiamo avuto il nostro modello e io vi ringrazio ragazzi per essere arrivati fino a qua, spero vi sia piaciuto il video e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love!